ai tanti candidati è, diciamo così, un malessere della politica. Ci sono le forze politiche che hanno subito una frantumazione al proprio interno. Pensiamo che alcuni dirigenti del PD, per esempio, si sono messi per loro conto, hanno dato vita a delle liste autonome da Vignuolo a Parise, alla Marascagni, quindi sono tutte tentativi. È la non accettazione di un vincolo disciplinare all'interno del partito. C'è gente che hanno avuto incarichi, hanno avuto funzioni e ruoli dirigenti nel partito, ma non accettano l'idea di essere, di non essere più protagonisti, non dico accantonati, non essere più protagonisti, quindi concorrono. Questo quindi è un elemento di malessere che non riusciamo a curare, perché è insito in questa generazione dai 40 ai 50 anni, che hanno fatto 2-3 legislature, statutariamente dovrebbero, passare la mano, perché lo statuto prevede 2-3 legislature, 2-3 cicli amministrativi, insomma, no? E loro non accettano questa situazione, per cui come risolvono il problema? Cambiando partito, e quindi pensando in un altro partito, in un altro raggruppamento o con liste autonome proprie, di poter rifare, rigenerarsi, eccetera. Questo è il grosso problema di un partito anche grosso come il nostro, che non sa, a mio parere, gestire il patrimonio dei quadri dirigenti. Noi in passato abbiamo sempre fatto una politica dei quadri dirigenti, delle risorse umane, cercando di dare, attraverso una politica di avvicendamento, uno sbocco continuo ad ogni dirigente meritevole. Adesso, siccome la valutazione del meritevole o non meritevole non lo dà la collegialità, ma ognuno se lo dà in proprio, per cui se tu non lo candidi vai a cercare un altro cortile, hai capito? Questo è il guaio. Per quanto riguarda l'affluenza, era nel conto l'ondata di antipolitica, gli scandali che si susseguono, il fatto che i giornali accentuano, mettono un po' il coltello nella piaga, quindi esasperando anche questioni che sono sì gravi, ma insomma potevano anche essere un po' ridimensionate, se non che nel gioco elettorale hanno finito col, pensiamo al peso sui media che ha avuto l'amministratore della Margherita, quello dello scandalo che ha investito tutta la famiglia Bossi e tutto il caos che si è generato attorno al cosiddetto cerchio magico. Insomma, ci sono situazioni che si sono state ingigantite anche dai mezzi di informazione. Poi c'è il fatto che i partiti si sono fatti delle leggine di rimborso che sono superiori alle spese realmente effettuate. Poi c'è una retrosia ad affrontare alcune riforme fondamentali come quella della legge elettorale, che poi non costa niente, ma darebbe più potere all'elettore, darebbe più libertà di espressione. E poi c'è l'altra questione che riguarda anche la riforma stessa dei partiti, che debbono uscire da una dimensione troppo privatistica e accettare regole, viste che trovano che sono finanziate dallo Stato, accettare regole di trasparenza che siano effettivamente di trasparenza. Ecco, tutto questo groviglio di situazioni ha alimentato l'antipolitica. L'antipolitica, è vero, nasce dal fatto che non esiste una buona politica, e quindi il tutto cadendo in una situazione elettorale, è evidente che anziché favorire la partecipazione la spinge gli elettori ad abbandonare quello che è il proprio ruolo primario dei cittadini, che è il dovere di andare a votare.